Io sono arrabbiata, quelli non mi fanno paura, io sono arrabbiata perché è la seconda volta. Ecco, arrabbiata, ma arrabbiata nera che non voglio neanche esprimere quanto. Così la signora Giuseppina, dopo il primo furto, aveva appeso all'entrata della casa un cartello piuttosto esplicito. Derubata di tutti i suoi averi, pensava che ormai nessuno potesse tornare, ed invece i ladri hanno fatto nuovamente irruzione forzando la finestra. Hanno fatto un buchetto, guardi che io ho messo adesso così Sì, per per chiudere. chiudere, ecco, il buchetto, in modo che con qualcosa dentro hanno potuto alzare la maniglia e aprire la finestra. Hanno aperto cassetti e rovistato fra le Ma sue cose. sa cosa mi hanno portato via? Si vede che l'altra volta io penso se ne erano dimenticati il mio orologino d'oro Zenith e basta, perché non ho altro. Tutto il resto è bigiotteria che mi hanno buttato sul letto. È furiosa la signora Giuseppina che ha chiamato la polizia, arrabbiata, Ecco, ti sì, ci ricordi dice, che ma ti di ho loro detto non ho di paura. chiamare? Zona Monigo, questa volta i ladri sono stati sorpresi dai vicini che li hanno costretti a fuggire. Sono andato su, ho guardato, ho visto questi personaggi strani, questo cappuccio qua e là, ho detto chiamiamo subito il 113. Poco dopo una volante si è portata in zona. Quando hanno visto la volante, macchina in moto, fanali accesi, porte aperte e via. Sono andati due di qua, uno di là e sono andati via. I ladri, in tre, non sono riusciti a mettere a segno i colpi in quella zona, grazie alla prontezza di Roberto e della moglie. Ma certo, ora ci dice, dobbiamo stare davvero attenti. Adesso qui si monta 24 ore su 24.